Buonasera dalla redazione Rai dell'Emilia Romagna. In apertura il processo per la morte sul lavoro di Laila El Arim, l'operaia schiacciata da una macchina fustellatrice in una fabbrica di Camposanto nel Modenese. Imputati per omicidio colposo aggravato il titolare e il responsabile della sicurezza dell'azienda. Sentenza attesa per il 2 aprile. Giulia Bondi. Altre due testimonianze sulle condizioni del macchinario che il 3 agosto 2021 uccise Laila El Arim, operaia dell'azienda Bombonet di Camposanto. Le ha richieste la giudice del Tribunale di Modena, Natalina Pischedda, e sono in calendario per il 6 febbraio. Quel giorno la Corte deciderà anche sulle conseguenze processuali della morte di uno degli imputati, l'amministratore delegato Fiano Setti, scomparso il 17 dicembre scorso a quasi 88 anni. La sua difesa ha chiesto che il proscioglimento per morte sia pronunciato dopo la sentenza, attesa a questo punto per il 2 aprile, data fissata per le richieste di condanna dei PM e le arringhe dei difensori. Imputati, oltre al defunto titolare, il nipote 33enne Jacopo Setti, all'epoca delegato alla sicurezza, e la stessa azienda, tutti difesi dallo studio legale Piccaglia. Omicidio colposo l'accusa, con l'aggravante del mancato rispetto della normativa sulla sicurezza. Già le primissime relazioni e indagini ipotizzarono infatti che il macchinario che stritolò Laila fosse stato manomesso, disattivando i dispositivi salvavita per lavorare più in fretta e produrre di più. Secondo le testimonianze del marito e di una sorella, l'operaia 41enne, già prima di quel fatale 3 agosto, aveva più volte segnalato i malfunzionamenti della fustellatrice e temeva per la propria sicurezza.